Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della nostra trasmissione De Maria Non Quanzati, spero una nuova puntata dedicata ai dogmi mariani. Come tutti quanti sapete, stiamo trattando il tema dell'Immacolata Concezione e attraverso la trattazione di questo tema ci siamo già inoltrati dentro la bolla ineffabili Steus e quindi stiamo cercando di giungere verso la conclusione. Abbiamo visto tutte quante le introduzioni e le varie premesse e adesso dovremo cercare oggi proprio di andare a leggere proprio il testo della definizione dogmatica per vedere bene il contenuto di esso e poi concludere quindi con alcune considerazioni su questo dogma anche alla luce degli insegnamenti della Chiesa. Bene, la volta scorsa ci siamo fermati alla considerazione circa le circostanze, diciamo così, storiche che hanno portato al dogma dell'Immacolata Concezione, in particolare la continuità del pensiero degli scrittori ecclesiastici e dei membri della Chiesa su questo punto. E abbiamo visto anche la volta scorsa, e vi invito a fare molta attenzione, l'importanza da un lato della continuità storica e nel pensiero ecclesiale, nei temi dottrinali e nei temi morali. Dall'altro il fatto che la funzione magisteriale della Chiesa ha una, diciamo così, duplice funzione. Da un lato rendere esplicito quello che nella rivelazione pubblica è soltanto implicito, uno. Dall'altro crescere nel corso del tempo con la comprensione della stessa verità, cioè c'è un principio detto da Gesù nel Vangelo: lo Spirito Santo vi guiderà alla verità tutta intera. Cioè, io che ho studiato la dogmatica, queste cose le ho proprio studiate, insomma le ho viste, quindi nel corso della storia c'è stato, come dice San Vincenzo da Reale, un reale progresso nella conoscenza e nel dogma, d'accordo? E progresso che però si deve sempre intendere uno sviluppo di un qualcosa che già c'è, quindi non una dottrina nuova, d'accordo? Ma una dottrina sempre più approfondita, d'accordo? E ho fatto anche degli esempi recentissimi, anche relativi alla persona del Sommo Pontefice, in cui questo principio è stato applicato. E questi e altri principi. Queste sono cose, mi permetto, ripeto, di ribadirle, perché sono cose di un'importanza assolutamente fondamentale ed essenziale. Ecco, prima di avventurarsi in tanti discorsi, bisognerebbe avere l'umiltà di comprendere che alcune cose bisogna conoscerle prima di poter parlare. Adesso andiamo alla definizione dogmatica che si trova nel 2804 del Denzinger. Denzinger chiaramente racchiude non tutta la bolla ineffabilis Deus, ma la parte più importante della bolla ineffabilis Deus, il cui testo è più esteso, e leggiamo quindi la sezione dedicata alla definizione dogmatica. A onore della Santa e Indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio, a esaltazione della fede cattolica e a incremento della religione cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e nostra, dichiariamo, pronunziamo e definiamo la dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia
e privilegio di Dio Onnipotente in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale. La dottrina puntini puntini è stata rivelata da Dio e perciò si deve credere fermamente e inviolabilmente da parte di tutti i fedeli. Quindi se qualcuno che Dio non voglia deliberatamente presumerà di pensare diversamente da quanto è stato da noi definito, conosca e sappia di essere condannato dal suo proprio giudizio, di aver fatto naufragio nella fede, di essersi separato dall'unità della Chiesa e di essere inoltre in corso da sé automaticamente nelle pene stabilite dalle leggi contro colui che osa manifestare oralmente o per iscritto o in qualsiasi altro modo esterno gli errori che pensa nel suo cuore. Questa definizione è ovviamente molto ricca e densa di contenuti, adesso gli facciamo una breve esegesi e poi passiamo a contemplare, meglio mentre ci in ascolto, di alcune sue risonanze magisteriali, no? Anche in testi successivi alla Bolla Ineffabilis Deus. Allora, anzitutto la premessa: il dogma dell'Immacolata Concezione va ad onore della Santa ed Invisibile Trinità. Comincia così. Cioè, a volte si sente magari qualche autore un po' sprovveduto, no? Che vabbè, questo è un dogma mariano, quindi i dogmi più importanti sono quelli sulla Santissima Trinità. Questa è una cosa un pochino marginale. Non è marginale neanche per idea. Non è marginale neanche per idea, perché tutti i misteri della fede, compreso questo, è manifestazione di un atto della divina volontà. Cioè, la Madonna è stata immacolata non così, perché la Santissima Trinità ha avuto un progetto e un disegno ben preciso, e tra l'altro ha dovuto fare un miracolo bello e buono perché questo accadesse. Cioè, attenzione, l'Immacolata Concezione, questo dobbiamo metterci, è un miracolo, d'accordo? È un miracolo bello e buono. Ed è un miracolo bello e buono, né più né meno di quello che un sacerdote ogni giorno compie sull'altare, che è la transustanziazione. D'accordo? Da che cosa deriva il fatto che la Madonna è immacolata e che io ogni volta che salgo sull'altare consacro? Da una cosa molto semplice, che la divina volontà, con il suo doppio eterno decreto di predestinazione, aveva stabilito che questa creatura dovesse essere la madre di Dio. E tra le condizioni imprescindibili perché questo avvenisse c'era la necessaria esenzione dalla colpa d'origine, che evidentemente la Santissima Trinità prevedeva già prima della creazione del mondo. Mica qualcuno penserà che la Santissima Trinità non sapeva che l'uomo avrebbe peccato, che avrebbe commesso il peccato originale, che non avrebbe superato la prova. Non penso che nessuno stia a questi livelli, insomma, di ingenuità, no? E perché io consacro? Consacro per un motivo molto semplice, perché la volontà divina ab eterno ha stabilito che il Figlio incarnato avrebbe redento l'uomo attraverso la morte in croce, che questo unico sacrificio cruento sarebbe stato reso presente in maniera reale e sostanziale nel corso del tempo e della storia, prima dal diretto interessato che lo ha fatto nell'ultima cena e poi da tutti coloro che avrebbero ricevuto un sacramento, che è il sacramento dell'ordine, e ripetendo le stesse parole pronunciate dal creatore della messa, che è il nostro Signore, l'avrebbero reso presente, punto e basta. Perché la consacrazione non è un'opera umana, capite? Ci deve essere un prete validamente ordinato nella Chiesa Cattolica, uniche condizioni per cui la messa sia in comunione con il Papa e con il Vescovo, e che quando celebra pronunci le parole della consacrazione avendo l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. Basta, non serve altro, d'accordo? Non serve altro. Ma lì avviene un miracolo, d'accordo? Perché io non ho il potere di trasformare un pezzo di pane nel corpo di Cristo,
D'accordo? Quando io consacro, non dico questo è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo lo dico quando do la comunione ai fedeli, cioè quando lo presento, già consacrato. Ma quando consacro io dico questo è il mio corpo. Ma mi sembra insomma pletorico dover specificare che quello non è il corpo di Don Leonardo, così come non è il corpo del parroco, del vostro parroco, insomma, no? Quello è il parroco, quello è il corpo di Gesù. E non si dice il corpo di Gesù, perché in quel momento avviene una immedesimazione, capite? Questo è un mistero immenso, no? Cioè Gesù usa l'umanità del sacerdote per realizzare quel miracolo, d'accordo? È un miracolo. Quindi io non posso dire, ah vabbè, l'Immacolata Concezione è un dogma mariano, quindi se uno non ci crede non è che sia tutta sta fine del mondo. Invece bisogna credere che Dio è uno e trino, che Gesù Cristo è figlio di Dio fatto uomo, per carità, questi sono... No, perché in ogni verità di fede, in ogni dogma di fede, in ogni verità morale c'è un atto di Dio, la divina volontà, non ce li siamo inventati noi, capite? Ecco, e se Dio ha fatto così, chi sei tu per poter dire questo è marginale? Non è marginale, è essenziale, anche perché voi capite che, e questa è la bellezza anche della sana scienza teologica quando viene vissuta in comunione con la Chiesa, però utilizzando per quanto si può la facoltà che il Signore ci ha dato per l'intelletto, cioè per riflettere nella fede, no? Portet intelligere in fide, insomma, no? Cioè tu c'hai un fatto, l'Immacolata Concezione, devi chiederti perché la Madonna era Immacolata? Cosa significa questo? Quali conseguenze ha? Cosa dice a me? Capite? E questa è un'attività intellettuale che però si fonda su un dato di fatto. Ecco perché deve essere creduto quel dato di fatto. E quel dato di fatto deve essere creduto perché questo è un atto divino, non è un atto umano. Capite? Quindi non è un option. Quindi, a decoro e onore della Santa Divina Trinità, a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio, certamente è un dogma mariano e quindi questo va anche a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio. E attenzione, e esaltazione della fede cattolica, la santa fede cattolica, dovremmo sempre dire. E per questo è fondamentale, io mi sgolo, diciamo così, con i miei cari fedeli, cioè guardate che bello. Lo dico anche perché questa, ripeto, è una trasmissione che non vuole diventare insomma una lezione pesante di teologia dogmatica o di mariologia, no? Cioè la fede, è bello che la nostra fede sia formata. La fede è fatta fondamentalmente, detti in termini semplici, di due ali. Cioè la fede come conoscenza vera, cioè io la devo conoscere, cioè, le devo sapere la verità di fede. Ma non per sapere a pappagallo, d'accordo? Le devo sapere nel senso che devo conoscere bene la verità di fede e anzitutto farle mie. E poi imparare a contemplarle, imparare a meditarci sopra, imparare a gustarne la bellezza, capite? E questo si fa curando la propria formazione, perché cioè, noi la fede, l'abito della fede, quindi la capacità di fare nostre le conoscenze derivanti dalla fede l'abbiamo ricevuta con il battesimo, ma questa è, capite, è un seme che noi abbiamo, questo seme deve essere sviluppato. Quindi come impiego io il mio tempo, quanto tempo dedico alla formazione, all'ascolto della catechesi, a un incontro che fa il parroco di catechismo per gli adulti, non lo so, di formazione, un incontro sulla Sacra Scrittura, cioè, capite, io sono anni che sto cercando in tutti i modi di fare questo, ma lo faccio perché io sono stato il primo a trarre tanto, tanto giovamento dalla conoscenza della nostra fede divina e cattolica, che è una grazia immensa poter vivere nella Chiesa cattolica ed essere nutriti, alimentati, cioè con realtà che tu sai che sono certissime, non esiste cosa più sicura delle verità di fede. Le verità di fede sono più sicure del fatto che 2 più 2 fa 4, che in tanti interventi passati, adesso oggi non li ripeto, ho spiegato essere il vero problema della questione Galilei, famosa questione Galilei. Non è il problema che la Chiesa è nemica della scienza, ma il problema è che io so e credo che è più sicuro che la Madonna è Immacolata che non che 2 più 2 fa 4.
Ma come? È così, questo è il punto, capite? Perché l'autorevolezza divina è il top della garanzia della veridicità di un qualcosa, capite? Dio non sbaglia, non può sbagliare, non inganna, non può ingannare. Quindi, esaltazione della fede cattolica. I cattolici non sono esaltati, per carità di Dio, ma la fede cattolica va esaltata non con superbia, con supponenza o con arroganza addirittura, ma dobbiamo essere grati al Signore, capite? Cioè, noi non ci vergogniamo della nostra fede, noi ci gloriamo della nostra fede, che non come un atto di superbia, perché è una cosa bella, divina, che ci ha regalato il Signore, d'accordo? Quindi ce la gustiamo, ce la godiamo, ce ne rallegriamo e viviamo una vita, come si dice, informata ai criteri, alle verità di fede. Cioè, vi faccio un altro esempio: come fa una persona a maturare il desiderio di andare a messa tutti i giorni, di fare la comunione tutti i giorni? Se medita, rumina su quello che è la messa, su quello che è la comunione, anzitutto. Certo, poi deve fare delle scelte di vita, no? Cioè, io voglio scegliere di vivere in mezzo nel parco, nel grande parco giochi dell'umanità, come ha detto il Papa nella catechesi di sabato scorso. Quindi voglio andare al paese dei balocchi, quindi vivo facendo soldi per godermi tutti i divertimenti sempre nuovi che questo grande paese dei balocchi, che il mondo contemporaneo, offre. Oppure io vivo credendo che il paese dei balocchi sta da un'altra parte, perché il paese dei balocchi esiste, come il paradiso altro che il paese dei balocchi. Il paradiso altro che il paese dei balocchi, d'accordo? Bisogna vedere se ci credi che esiste. E nella fede, e anche per esempio nella comunione, nella messa, anche se nel mistero, ma noi facciamo l'esperienza del paradiso. Io scrissi un opuscolo catechetico un po' di tempo fa, sta online, sta in giro, c'erano anche i miei parrocchiani in cartaceo. La santa messa, piccolo paradiso sulla terra, ma lo è, capite? La messa è questo, è la cosa più bella che esiste, capite? È chiaro che se uno questo lo ha interiorizzato, non è che dice: ah, tocca andare a messa tutti i giorni, oh no, ho già troppo la domenica, ti pare che vado a messa tutti i giorni? Ma ci andrà come una cosa che fa volentieri, come un regalo che fa a se stesso. Ci andrà allo stesso modo con cui un mondano va in discoteca il sabato sera, capito? Oppure un ubriacone va all'osteria tutti i giorni. Questo, si perdoni, insomma, sti esempi un po' riverenti, no? Ma nel senso che è una cosa bella, bellissima, capite? Quindi chi non va a messa manco la domenica, è chiaro che non ci passa manco per l'anticamera del cervello, e qui potrebbe esserci, però è anche chiaro che forse ha fatto delle scelte di vita di andarsi a dilettare del paese dei balocchi terreno, dove proverà soltanto insoddisfazioni e sofferenze continue per il fatto che tutti i beni di questo mondo sono effimeri, passano presto e non ti lasciano nessun gusto, anzi molte volte ti lasciano in bocca l'amaro, no? Ecco. Va bene, quindi esaltazione della fede cattolica e a incremento della religione cristiana, vede, incremento della religione cristiana. Che cosa significa questa espressione? Significa che questo dogma arricchisce il patrimonio della fede e anche della spiritualità cristiana, d'accordo? Che non è un qualche cosa di statico, ma è un qualcosa che nel corso del tempo cresce, capite? Noi non dobbiamo lasciarci turbare dal fatto che nella Chiesa si vedono delle cose non belle. Si sono sempre viste, d'accordo? E dice, ma in questo periodo se ne stanno vedendo tante, gravissime, posso anche essere d'accordo, d'accordo? Ma nonostante tutto questo, la Chiesa sta camminando, sta progredendo, sta crescendo, misteriosamente ma realmente, capite? Su questo non dobbiamo avere nessun tipo di dubbio. Mai, ecco, avanti quindi, nella pace, nella serenità, nella calma e senza paura e senza angoscia. Ecco, poi c'è, come dire, la formula tecnica della definizione dogmatica, dove il Papa esplicita che vuole usare la sua funzione di maestro universale della fede, di interprete autentico della divina rivelazione,
e quindi del suo ministero petrino di confermare i fratelli nella fede. Quindi dice: con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e nostra, plurale maiestatis, frase tecnica, dichiariamo, pronunziamo e definiamo. Queste sono espressioni tecniche, cioè io adesso sto formalizzando un nuovo dogma di fede, una nuova verità di fede, con l'autorità che il Signore mi ha donato e che intendo esercitare relativamente a questo dogma. Allora, la dottrina, e adesso entriamo nel contenuto, che sostiene che la Beatissima Vergine Maria, vedete, nel primo istante della sua concezione, quindi subito, non dopo il primo istante, ma nel primo istante, ricordiamo la polemica tra immacolatisti e non immacolatisti, tra cui anche la posizione che abbiamo a suo tempo spiegato anche nelle motivazioni che ha di San Tommaso d'Aquino. Per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, quindi questa è una grazia, cioè un miracolo del tutto singolare, ed è un privilegio. La Madonna ha avuto dei privilegi. Attenzione, sono privilegi inerenti alla sua funzione, d'accordo, materna, ma anche per quanto riguarda Maria materna nei confronti di Gesù, ovviamente. C'è un principio generale già formulato da San Tommaso a suo tempo e poi che è un adagio della Mariologia, che tutti quanti i privilegi, le grazie, le glorie, le virtù, gli ornamenti, tutto il patrimonio insondabile che la Madonna ha, ruota tutto intorno alla sua missione ed è funzionale, polarizzato e giustificato dalla sua missione di essere la madre di Dio, che è grazia più grande di questo un essere umano non ce lo potrebbe avere. Quindi tutte le altre sono tutte inferiori rispetto a queste, cioè che una creatura dia a Dio in persona, capite, la santissima natura umana, per cui la Madonna è vera figlia di Dio, Gesù Cristo è vero figlio di Dio secondo la divinità ed è vero figlio di Maria secondo l'umanità, e deve chiamare, la può e la deve chiamare mamma, capite? Così come chiama padre la prima persona della santissima Trinità. Quindi questa è una cosa grossa, questa qui. Questo non toglie che, capite, c'è un altro principio, il principio della libertà umana, cioè Dio sa dove deporre i suoi doni più grossi. A volte pone dei doni grossi, e lo fece anche con i nostri progenitori, in chi purtroppo sapeva essere stato un sacco forato, cioè che purtroppo quei tesori li avrebbe dispersi. E qui c'è il grande mistero del libero arbitrio. Quello che ci è dato di comprendere, però, certe grazie proprio particolari nostro Signore le dà a chi sa che quelle grazie non le avrebbe disperse. Cioè, il fondamento più grande, la grandezza straordinaria della Madonna, sarebbe stata, a mio modestissimo avviso, esplicitata dagli scritti, abbiamo visto in un ciclo precedente di catechesi, di Luisa Piccarreta, cioè proprio in questo stesso istante dell'Immacolato Concepimento, perché dice sì, la Madonna è stata rimessa nella condizione di Eva, ma Eva è caduta. Com'è che la Madonna non è caduta? Perché la Madonna ha fatto l'atto eroico per antonomasia, lo ha fatto e lo ha osservato, perché nel primo istante del suo concepimento, illuminata sulla sorte della razza umana e sulla caduta dei progenitori, caduta motivata semplicemente dal fare un atto di volontà propria. Cioè, dico, io su questa cosa decido io, voglio fare quello che dico io. Apri di cielo. Quindi la Madonna è andata davanti al trono di Dio dicendo: senti, io questo non lo farò mai, io la mia volontà la prendo e te la leggo, io nella vita non farò altro che quello che vuoi tu. Ecco perché Gesù dice, quando nei famosi discorsi apparentemente anti-mariologici e anti-mariani dei Vangeli, dice: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? A seconda delle varianti, ma una delle varianti dice: chi fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre.
l'attributo non tematizzato ma più grande della Madonna, a mio modestissimo avviso, queste sono le opinioni mie personali, qui stiamo parlando di un dogma, è la volontà di Dio, come dire, operante ininterrottamente in una creatura per suo merito, cioè perché lei ha voluto che così fosse, perché la sua volontà umana l'ha esercitata sempre e solo nel senso di accogliere e fare sempre in tutto la divina volontà e mai agire autonomamente, indipendentemente da lei, facendo atti di volontà proprio personale. E questo ce ne vuole. Proviamo a pensarci, no? Ma questo dà anche, a mio avviso, anche in là la quintessenza di un'anima mariana veramente, cioè un'anima mariana veramente devota alla Madonna, non può non entrare in questa logica, ecco perché c'è un'anima devota alla Madonna, il peccato è, come dire, formalmente contrario alla divina volontà, cioè non è in parte difforme, cioè non proprio coincidente come potrebbe essere un'imperfezione volontaria. Peccato è formalmente contrario alla divina volontà, anche quello veniale, per quanto abbia delle conseguenze meno gravi. Per cui un'anima mariana certamente non può diventare come la Madonna Immacolata Concezione, ma se è veramente mariana, cioè la sua lotta e il suo taglio con il peccato sono senza sì, senza ma, sono senza condizione. Cioè io un peccato ad occhi aperti non lo commetto se sono devoto alla Madonna e se assomiglio a lei. Perché la vera devozione consiste sempre nell'imitazione, no? Allora, quindi per grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, attenzione, appunto, come è stata possibile una cosa di questo genere? Allora, dice, ma Gesù non era ancora venuto sulla terra e quindi la redenzione non era stata compiuta, questi sono ragionamenti sciocchi, no? Per carità, umanamente comprensibili, no? Nella divina volontà il tempo non esiste, per cui certamente che nel tempo la redenzione ci ha avuto un compimento ben preciso, cioè Gesù è venuto sulla terra in un momento storico ben preciso, d'accordo? È morto in un momento storico ben preciso, in un giorno ben preciso, ad un'ora ben precisa, nel tempo però, ma nell'eternità questo come c'è sempre stato, punto interrogativo, sappiamo che l'eternità è un istante unico, tutto presente, capite? Quindi, cioè, a Dio non ci vuole niente, come dire, realizzare nel tempo una grazia, nel tempo, in previsione di un atto che certamente sarà compiuto, perché la redenzione di Cristo si sarebbe compiuta in maniera infallibile, d'accordo? Non era una cosa a rischio, capite? E quindi, in vista di quei meriti, è stata preservata, quindi attenzione, in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano viene specificato, quindi Salvatore del genere umano, ed essendo Maria Santissima membra della razza umana, Salvatore è anche suo, come lei stessa canta nel Magnificat: anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Contenuto è stata preservata immune, vedete la redenzione preservativa o preventiva, d'accordo? Come si preferisce, no? Immune ad ogni macchia di peccato originale. Quindi non è che la Madonna non è stata salvata, d'accordo? O che è quella che si dice nel linguaggio popolare la figlia dell'oca bianca. La Madonna è stata salvata in forma più sublime, come abbiamo visto, attraverso quella particolare forma di redenzione che ci ha avuto solo lei. Ma si dice per singolare grazia e privilegio. Singolare significa singolo, che ce l'ha avuta una persona sola. Cioè la redenzione funziona che tutto il genere umano viene salvato mediante il battesimo, d'accordo? O comunque viene salvato anche quelli che, pur non ricevendo il battesimo, adesso non entriamo in queste questioni. Quindi chiunque accede alla salvezza viene salvato come un affogato o uno che sta per affogare che viene tirato fuori dal mare, d'accordo? Tutti. Solo la Madonna, dentro al mare non c'è cascata, è stato impedito che cascasse dentro al mare, solo lei, e questo in virtù della sua missione decisa ab eterno da Dio di essere la madre di Dio.
Questo è il contenuto. Il Papa conclude: è stata rivelata da Dio, quindi questo non è che lo sto rivelando io, attenzione anche qui alla funzione del ministero petrino, perché Pio IX fu proprio colui che disse in una nota occasione, dice: scusate, ma io sono solamente il Papa. Cioè, il Papa sulla terra, anche se oggi non ci crede più nessuno, figuriamoci se i grandi potenti della terra credono che il Papa sia la suprema autorità del mondo e che non c'è nessuno superiore a lui, ma questo così è, capite? Perché il Papa è il vicario di Cristo in terra, capite? Quindi anche se i contesti storici sono cambiati, oggi ci sono gli stati laici, ci sono gli stati di diritto, ci sono tutto quello che uno vuole, le norme fondanti di Kelsen, quindi per carità, nessuno impone niente a nessuno, ma da un punto di vista oggettivo il Papa continua ad essere senza nessun dubbio la suprema autorità della terra, capito? Per cui se si impazzisse un giorno, d'accordo, facciamo un'ipotesi per assurda, d'accordo, e volesse dare un, come dire, un'indicazione a un capo di Stato, e sarebbe bene quel capo di Stato che la prendesse in considerazione, d'accordo, a prescindere dagli ordini politici, dalla fine dello stato temporale, da porta per tutto quello che vi pare, ma il Papa da un punto di vista oggettivo questo è. Però, pur essendo questo, quindi immaginate anche la responsabilità che sta sulle spalle di chi si va a sedere sul soglio di Pietro. Vedete, una volta c'era, io non so se ci sta ancora, credo di sì, c'era la stanza delle lacrime, che dopo che uno veniva eletto papa accettava, ci fatta fare un bel piantarello, d'accordo, perché cioè piantarello nel senso che devi pregare Dio che ti aiuti ad avere la grazia, capito, di non andare a fare stupidaggini, capisci, capite. E quando mi ricordo ho visto i film di che c'erano le sedie gestatorie, insomma, se non ricordo male, adesso forse mi potrei ricordare male, ma quando il Papa usciva c'era qualcuno che gli strappava dei pezzi di carta davanti e glieli bruciava, no? Nel senso, attenzione alla gloria fatua del mondo, cioè tu oggettivamente sei il vicario di Cristo in terra, quindi c'hai tutti quanti gli onori di questo mondo, ma guarda che quelli non sono niente, cioè prima, molto prima di questo, c'è la responsabilità che costa quanto una casa. Per cui vatti a fare un bel piantarello davanti a Gesù e pregalo che ti aiuti, perché è una responsabilità enorme, ma quello rimane un essere umano, d'accordo? Certamente molto assistito dalla grazia di Dio, ma non è il Padre Eterno. Quindi qui il Papa dice: questa verità non è stata rivelata da Pio IX, ma è stata rivelata da Dio. Pio IX ha avuto semplicemente la funzione che gli era data Gesù Cristo e che è assistita dallo Spirito Santo di andare a fare una verifica che questa verità veramente Dio l'ha rivelata, quindi che tra chi si come dire, contendeva santamente, immacolata o non immacolata, è chiaro che possono esserci ragioni tutte e due, uno c'ha torto e uno c'ha ragione, chi c'ha ragione? Il Papa ha detto semplicemente chi c'ha ragione, d'accordo, ma c'ha ragione non perché è più bravo, ma perché ha capito che questa era una verità rivelata da Dio. Questa era funzione di magistero, bellissima, no? E conseguentemente si deve credere fermamente e inviolabilmente a tutti i fedeli, ripeto, non perché l'ho detta io, ma perché Dio così vuole. Cioè io non posso prendere una verità di fede e mettermela sotto i piedi, perché quello è un atto della divina volontà, d'accordo? Grosso, tra l'altro, quando tocca la fede divina e cattolica. Per cui, se anche io non lo capisco, se anche io non lo comprendo, se a priori, insomma, mi sembra strano, voi capite anche la, cioè, quando si studia la definizione di un dogma, a mio avviso è un'occasione anche per andare un po' a renderci conto, cioè, capite, cioè, della serietà. I dogmi di fede, le verità di fede sono delle cose grosse. Cioè tutti, il paradiso, il purgatorio, l'inferno, il peccato originale, la grazia, tutto quello che si insegna sul peccato veniale, sul peccato mortale, i comandamenti, la vita mariana, i dogmi mariani, Gesù che è l'unico salvatore, cioè il mistero dell'uomo, che si sto a fare sul pianeta Terra, l'anima, che cos'è l'anima, cioè dobbiamo prenderle molto molto sul serio tutte quante queste cose, molto sul serio.
Allora, andiamo a concludere. Quindi dopo abbiamo visto, insomma, che c'è il corollario sempre, che attenzione, che chi continua, nonostante una definizione dogmatica, a voler osservare il proprio giudizio, e peggio ancora lo rende pubblico, per iscritto, oralmente, o oggi ci sono altri mezzi ancora più perniciosi, immediatamente perde la comunione con la Chiesa Cattolica, seduta stante, perché non credere ad un dogma di fede, immediatamente, seduta stante, si perde la comunione con la fede cattolica. Questa è la cosiddetta scomunica. Scomunica vuol dire non sono in comunione con. Nella Chiesa Cattolica, per stare nella Chiesa Cattolica, ci vuole uno, l'adesione a tutte e singole le verità di fede, tutte, e di morale, senza nessuna esclusione, di neanche una. Secondo, la comunione gerarchica con il successore di Pietro, uno, con il collegio episcopale, due, con il proprio vescovo diocesano, tre. Se no non si può neanche parlare di Chiesa, capite? Cattolica. Ecco. Punto. Ecco. Allora, andiamo a vedere i fondamenti della dichiarazione dogmatica. Quali sono? Allora, abbiamo visto che questo dogma è uno dei dogmi fondati sul sensus fidei, cioè sulla costante credenza del popolo di Dio. Pensiamo che una festa in onore di Maria Immacolata, proprio di Maria Immacolata addirittura, quindi sappiamo che questa credenza universale ha avuto una costante storica con la Panagia, con la tutta santa, dove c'è la Madonna non si può neanche parlare di peccato, questo è stato sempre costante. Ma l'Immacolata era già storicamente comparsa. Nel VII secolo una festa comparve in Oriente e in Occidente fu diffusa nel XII secolo. Proprio una festa, d'accordo? Una festa può sussistere anche a prescindere da una dichiarazione dogmatica che la sorregga, d'accordo? Dopo che Don Scoto ebbe l'intuizione geniale della redenzione preservativa, ci sono stati fior di teologi e del calibro, per esempio, di un Francisco Suarez era un gesuita, cioè lo conoscono tutti, cioè del XVI secolo, e un'autorità indiscussa nel campo della teologia per secoli, un altro genio, d'accordo? Non ha avuto, diciamo così, a livello pubblico e la stessa rinomanza di un San Tommaso, ma a livello ecclesiastico tutti conoscono Francisco Suarez. Poi quando c'era ancora il vecchio ordo, insomma, degli studi prima della riforma del Concilio Vaticano II, era una delle autorità fondamentali, insomma, in campo teologico. Ecco, poi abbiamo anche un grande esponente italiano che è Sant'Alfonso Maria de Liguori, grandissimo dottore della Chiesa, che è stato un sostenitore acerrimo, ecco, santamente acerrimo. Sapete che Sant'Alfonso era devotissimo alla Madonna ed era un sostenitore convintissimo, spada tratta della verità di fede dell'Immacolata Concezione. E quindi stiamo, diciamo così, concludendo, vedendo un pochettino i fondamenti di questa dichiarazione, no? E poi l'autorità del Magistero, che nel suo compito di discernimento, ritenendo sussistente il sensus fidei, lo ha ratificato attraverso un pronunciamento infallibile. D'accordo? Questo discorso del sensus fidei è stato oggetto di molti studi, specialmente recenti, e da parte di diversi teologi, molto belli alcuni. È un punto abbastanza importante. Ecco. E fa un po' riferimento a quel, diciamo così, teologicamente, a quel naso spirituale, diciamo così, no? Che hanno i fedeli, che si manifesta in alcune forme della vita della Chiesa, no? Mi pare di aver già detto nelle puntate precedenti che un processo di beatificazione nella fase diocesana nasce appunto con la fama sanctitatis, cioè la postulazione, quindi andare a chiedere alla Santa Sede: guarda che vorrei che questo fosse dichiarato santo e che sorgesse agli onori dell'altare, parte
non da un provvedimento autoritativo generalmente dell'autorità ecclesiastica, ma parte dalla presa d'atto della fama di santità. E la fama di santità da dove viene? Viene dalla base, viene dal popolo di Dio, viene dai singoli fedeli. Capite che hanno quindi questa funzione non indifferente, ecco, di partecipazione proprio alla autorità magisteriale della Chiesa, perché nel Sensus Fidei la stessa cosa. Per esempio, chi studia il Sensus Fidei studia sempre i periodi della grande crisi ariana, no? In cui alcuni membri della gerarchia caddero nell'errore, perché Ario era un prete e le sue argomentazioni erano molto molto sottili. Il popolo, nella sua semplicità, diceva: senti, Gesù Cristo c'era quando non c'era, è il demiurgo, Gesù Cristo è Dio, punto e basta. Ecco, quindi non volevano sentire troppe questioni, ma avevano questo senso di repulsione, insomma, quando semplicemente a ipotizzare il fatto che Gesù Cristo non fosse Dio. Questa cosa ha contribuito non poco al mantenimento della retta fede, no? Quindi questo faccia rallegrare, insomma, anche i laici, ci rende anche consapevoli dell'opera, dell'azione dello Spirito Santo nei cuori dei fedeli, che c'è, non è che non c'è. Oh, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II ha recepito queste verità di fede, ovviamente nel capitolo dedicato alla Madonna. Nel numero 53 si legge: redenta in modo ancor più sublime, vedete, in considerazione dei meriti del Figlio, puntini, puntini, puntini. Quindi Maria è redenta, come del resto la bolla afferma, ma in modo più sublime, perché preservata appunto e non salvata. Numero 56, Lumen Gentium 56, arricchita fin dal primo istante della sua concezione degli splendori di una singolarissima santità. Capite? Questo testo poi lega l'Immacolata Concezione all'Annunciazione, che è verissimo. Voi sapete che c'è una pia credenza che la Madonna non sapesse di essere Immacolata. Ah, ma certamente quando l'Arcangelo Gabriele gli ha detto: guarda che questa è la tua vocazione, sicuramente l'ha capito, sicuro. Anche perché il termine che usa l'angelo, kikaritomene in greco, piena di grazia, che è una forma verbale greca che fa proprio pensare ad un'immagine, ad un'azione che è cominciata in un passato e che ha continuato a crescere nel tempo, e i suoi effetti sono anche prodotti nel presente. Quindi l'Arcangelo Gabriele sta dicendo alla Madonna: guarda che tu eri piena di grazia fin da quando è stata concepita, poi questa grazia è talmente tanto cresciuta, che già adesso è arrivata a un livello che Dio solo lo sa, e non ti immagini quanto arriverà dopo. Immaginiamo, cioè, chi è capace di contare la grazia di Dio della Madonna al termine della vita terrena, batta un colpo, insomma, perché è operazione che credo che soltanto l'Altissimo sia in grado di fare, no? Quindi questo testo lega l'Immacolata Concezione all'Annunciazione come dimostrazione dell'Immacolata Concezione, e anche al parallelismo che abbiamo visto tante volte tra Eva e Maria, la vecchia e la nuova Eva. Lumen Gentium 59 dice che la Vergine Immacolata, ancora preservata e immune da ogni macchia di peccato originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria dell'universo. Così vedete, l'Immacolata è legata all'Annunciazione, ma l'Immacolata è legata anche all'Assunzione. Perché se la Madonna fosse stata perfettissima in tutta la sua vita, ma fosse stata macchiata della colpa d'origine, i singolari eventi che cominceremo a vedere dalla prossima volta, che hanno riguardato la sua vita, il termine della sua vita, non si sarebbero potuti manifestare, o quantomeno non nel modo in cui si sono manifestati. Poi Lumen Gentium 61, predestinata fin dall'eternità quale madre di Dio insieme all'incarnazione del Verbo. Questo è il fondamento dell'Immacolata, questo è il decreto della doppia predestinazione che abbiamo visto già tante volte. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica contiene diversi riferimenti alla Immacolata Concezione, non li leggo tutti quanti perché sono una puntualizzazione di cose già viste. Il 448 e il 489 parla della predestinazione di Maria. In particolare il 489 è molto bello, che parla della preparazione della missione di Maria delle sante donne dell'Antico Testamento, ma in particolare ripropone il parallelismo antitetico Eva-Maria, disobbedienza di Eva, obbedienza di Maria. Poi abbiamo i numeri 490-493, dove nel 490 si dice che era la piena di grazia, provvista da Dio di doni degni di una così grande carica, dice proprio così il testo.
491 redenta fin dal suo concepimento, è proprio una citazione della Bolla nei Fabi di Steus, mentre il 492 cita quei brani della Lumen Gentium che abbiamo letto prima, 53 e 56, e il 493 nomina la Panagia, che è rimasta pura dal peccato originale e da ogni peccato personale in tutta la sua esistenza. Concludiamo. Allora, abbiamo visto che fondamentalmente il fondamento dell'Immacolata Concezione è duplice: l'eterna predestinazione del Padre, il famoso decreto di doppia predestinazione, e in questo senso l'Immacolata una rilevanza cristologica, e anche la collaborazione in tutto come nuova Eva all'opera della redenzione, perché per cooperare all'opera della redenzione, che doveva essere fatta da Dio come attore principale, l'ha fatta Gesù, ma se voleva una collaboratrice umana, questa doveva essere innocente, perché nessuno che è colpevole può cooperare a un titolo del tutto speciale come la Madonna alla redenzione. E quindi questa è una rilevanza soteriologica. Secondo, si tratta di una vera salvezza, quindi la Madonna appartiene alla categoria dei salvati, anche se sublime, del tutto singolare e preventiva. Ora, in Maria non ci furono, e questa è la rilevanza mariologica del dogma dell'Immacolata Concezione, tutte le conseguenze del peccato originale, cioè la perdita della grazia e dei doni soprannaturali, non ci fu. Il fomite della concupiscenza in Maria non ci fu. La perdita dell'integrità, quindi del dominio delle facoltà superiori sulle passioni, perfetto, e dell'anima sul corpo, non ci fu. La soggezione alla morte e alle sofferenze naturali in Maria non ci fu. Capite? La famosa domanda: se la prendeva l'influenza la Madonna? Punto interrogativo. Ecco, lasciamolo come punto interrogativo, perché chi ha capito la risposta alla domanda non è tanto difficile, no? E però lei, a differenza di Eva, e qui c'è anche la grandezza di Maria, custodì il dono in maniera perfetta. Qui per forza dobbiamo spostarsi su un principio che esalta la libertà personale, quindi l'uso che una Madonna perfetto ha fatto della volontà umana. Uso perfetto che avremmo dovuto fare tutti, non conoscerla per esercitarla in maniera autonoma da quello che Dio vuole. E quindi sviluppando una santità estrema, incommensurabile, quindi fino a livelli che non si possono sondare, tutti quanti doni ricevuti da Dio. Poi c'è una rilevanza ecclesiologica del dogma dell'Immacolata Concezione, perché la Vergine tutta pura e tutta santa, senza macchia né ruga, è immagine perfetta, attenzione, della santità della Chiesa, che sulla terra però è imperfetta. La Chiesa è veramente santa. Sto scrivendo degli articoli sul settimanale di Padre Pio, siamo arrivati proprio su questo punto, rivestire di santità vera anche se imperfetta. Perché? Non c'è bisogno di spiegarlo, specialmente di questi tempi, perché in alcuni suoi membri che usano male il libero arbitrio, la santità della Chiesa non solo che non risplende, ma risplende la cosa contraria. Certamente la santità della Chiesa risplende nei santi canonizzati, quindi non dobbiamo guardare soltanto le cose che non funzionano, dobbiamo vedere anche quelle che funzionano. Però questa ambivalenza deriva dal fatto che in questo mondo la Chiesa è rivestita di santità vera, ma è imperfetta, d'accordo? Perché l'incorporazione dei suoi figli in lei non arriva al punto da garantire da parte sua l'impeccabilità di tutti. Non c'è, capite? E quindi la bellezza della Chiesa tutta santa la vedremo perfettamente soltanto in cielo. In Maria si vede già sulla terra. Quindi dice bellissima espressione la Lumen Gentium 65, con cui concludiamo, la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine quella perfezione che la fa essere senza macchia e senza ruga, che in lei ancora non si vede in maniera perfetta e che vedremo perfettamente soltanto in cielo. Detto questo, ci diamo appuntamento, per chi lo gradisce, alla prossima settimana, dove con l'aiuto del Signore cominceremo a parlare del dogma dell'Assunzione. Vi benedico, Ave Maria.